E nel pontificale della Domenica di Pasqua, Monsignor Luigi Mansi si è soffermato sullo stupore che provano i discepoli davanti alla scoperta del sepolcro vuoto e poi ha lanciato un monito: tutti i regni passano, solo Gesù resta vivo per sempre. Gesù è risorto, è vivo dunque, è con noi. Sappiamo che è in mezzo a noi. Sappiamo che ha vinto la morte, l'ha sconfitta, ha vinto il male, lo ha sconfitto. È Lui il Signore della storia, è Lui il padrone del mondo, il Salvatore. I re di questo mondo, i signori, i potenti che si alternano sulle scene e sui troni, non sono niente, loro passano. Quanti regni sono venuti uno dopo l'altro e tutti sono passati. Invece Gesù è vivo e non passa più, non passa mai, è presente e vivo in mezzo a noi. E questo che vuol dire in concreto? Vuol dire che le cose che Lui ha detto sono vere, non sono chiacchiere. La risurrezione, questo ci attesta, è il sigillo di Dio a tutto quello che Gesù, suo figlio, aveva detto e aveva fatto. È un mistero dunque che non tocca solo Gesù, perché potremmo arrivare a dire va bene, è risorto Lui e finisce lì. No, se Lui è risorto, la storia è cambiata, la storia a un'altra direzione, che non è la direzione del male, del precipizio, del burrone, è la storia della vita, anche se è una vita che faticosamente, dolorosamente cammina sui sentieri della storia e deve sempre continuare a lottare contro le potenze del male che tentano di ostacolarlo. Quello che è capitato a Gesù è quello che continua a capitare nella vita. Gesù ha parlato d'amore, ha detto che la vita ha senso se è vissuta nell'amore e nella fraternità. Ha detto che il Padre ci ama. Un messaggio sconvolgente, semplice. Non ha detto cose complicate. Non ha detto lezioni difficili da capire. Semplicemente questo, la vita dell'uomo è dono di Dio, è grazia ed è cammino verso l'eternità.